Ah, ragazzi, ragazzi, qua c'è gente che pensa di dettare legge. E mi piacciono, mi sono simpatici perché non è vero, non mi sono simpatici, anzi mi stanno proprio... Lasciamo perdere dove mi stanno. Però davvero, vogliono fare i simpatici, ecco, diciamo così, vogliono fare i simpatici e glielo facciamo fare, ragazzi, è gratis. È gratis, con tre giri avanti. Io rimango davvero allibito, no? Allibito dalla prepotenza che ci vogliono mettere questi, ma che poi alla fine risultati non ne dà, perché siamo diventati troppo maturi, ma più che altro siamo diventati troppo grandi, tanto grandi da arrivare al loro livello, che quello che dicono questi a noi ci scivola sopra. Ci scivola sopra. Di chi sto parlando? Dei blasonati! Dei blasonati! Allora, apro calciomercato.com, no? È un mio sito di riferimento. Non punto it, mi raccomando, calciomercato.it dice un sacco di minchiate, ci mette il titolo e poi l'altro giorno c'era un articolo, estromessa una squadra di Serie A, ci rimango io, no? Apro, l'Ancona non riesce più ad iscriversi al campionato, è stata una squadra che ha giocato anche in Serie A, cioè capito, con il titolo si fanno i numeri questi. Mentre calciomercato.com è molto più serio. E diciamo che 8-9 notizie su 10 sono veritiere. Allora, io riapro calciomercato.com e leggo: Calafiori vuole solo la Juve. Che poi, ragazzi, io ci credo che Calafiori voglia andare alla Juve, non è che è una fesseria. Calafiori vuole la Juve. Però Calafiori deve pure capire che nel momento in cui con questa penna, no, ha firmato un contratto è diventato un giocattolino di saputo. E proprio un giocattolino di saputo, saputo ci gioca. Quando Calafiori arriverà all'ultimo anno di contratto avrà più potere, no, diciamo, più potere. Magari potrà mettere nelle condizioni il Bologna di ricavarne qualcosa in meno pur di non perderlo a zero. Questo sì, perché poi è il gioco delle parti. Ma non è che se una squadra vuole liberarsi di un giocatore e il giocatore fa leva sul contratto e dice no, io voglio stare qua e voglio prendere i soldi, e quando invece è il giocatore che se ne vuole andare, la squadra deve per forza cederlo. No, ragazzi, non funziona così, ve l'ho detto un sacco di volte. E quando ci si trova davanti poi una società con gli attributi, ma no, ragazzi, davvero io ho intrapreso questa politica, no, di non dire parolacce, ed è difficile. Certe volte, mentre stai dicendo una frase, in quel decimo di secondo devi cambiare la parola, no? Allora dire attributi. Quando trovi una società con gli attributi diventa difficile la cosa, diventa complicata. È una montagna da scalare, no? Diventa difficile sia per il calciatore sia per il procuratore, anzi sia per il giocatore, perché sapete che per me esiste una differenza fra calciatore e giocatore. Ve l'ho spiegato tanti video fa, per me il calciatore è quello che ci butta l'anima e Calafiori l'ha fatto, però è quello che rispetta tifosi e società che gli hanno dato da mangiare. Il giocatore è quello che è il lavoro, no? Il suo lavoro. Io gioco, quello mi sta dando 1.000 lire di più, sto andando da quello. Questi sono i giocatori, i calciatori sono un'altra cosa. Idee chiare per il futuro. Riccardo Calafiori vuole andare alla Juventus. Dopo la fenomenale stagione con il Bologna, Calafiori con il Bologna, chiuderà
chiusa con la storica qualificazione alla prossima Champions League e con la convocazione per gli europei, il difensore scuola Roma è pronto a fare il grande salto. Come scrive Repubblica, il Bologna per il momento fa muro. L'amministratore delegato Claudio Fenucci qualche giorno fa ha spento sul nascere le voci sul possibile addio. Ma la volontà del giocatore è chiara. Capite? La volontà del giocatore è chiara. Vuole solo la Juventus e raggiungere quell'indegno, lo aggiungo io, di Thiago Motta che di fatto gli ha cambiato la vita calcistica. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero! La vita calcistica te l'ha cambiata il Bologna. Thiago Motta era uno pagato come te da Saputo, anzi tu sei ancora pagato da Saputo. Thiago Motta era pagato da Saputo per farti giocare, per farti crescere, ma per farti crescere nell'ambiente Bologna. Indegno, indegno. Calafiori, sei diventato indegno per me, come Thiago Motta. E quindi, non scrivi, cioè, i giornalisti devono pure capire, no? Che quando scrivono un articolo devono dare i giusti meriti a tutte le parti. Certo, Thiago Motta nessuno lo mette in dubbio, per carità. E ha fatto crescere i giocatori, ha fatto crescere la squadra, ha fatto crescere proprio il singolo, ha fatto crescere l'ambiente, ha fatto crescere la mentalità dell'ambiente Bologna. Questo è vero e nessuno dice niente. Sapete, io di Thiago Motta me ne frego che se ne sia andato via da Bologna. A me di Thiago Motta ha dato fastidio come se n'è andato da Bologna. L'infamità che ha fatto, poteva avvertire prima, no? Sartori si sarebbe mosso per tempo. Poi magari sarebbe stato sempre italiano, no, la scelta di Sartori, però almeno gli dai il tempo a Sartori di organizzarsi, ok? Di parlarne con la società, di guardare al di là, no? Cioè, potevi fare questa scelta qua, nessuno ti avrebbe detto niente, anzi io per primo ti avrei detto grazie Thiago Motta, hai fatto crescere Bologna e il Bologna e ti ringraziamo per quello che hai fatto. Vai per la tua strada, da oggi vorremmo bene all'italiano. Avevi detto così. Invece no, ti sei voluto comportare da indegno. Una stima reciproca. Calafiori vuole la Juventus. La Juventus ha messo in cima alla lista dei desideri Calafiori. Ma la trattativa, ecco, ora arriviamo alla parte più bella, perché poi la scrivono alla fine, no? Mettono il titolo, il babbeo, si legge i primi 10 righi. Io no, io me lo leggo tutto. Ma il Bologna, ma la trattativa con il Bologna è tutt'altro che semplice. Il Bologna, che salvo sorprese perderà di sé, non ha necessità di vendere. Beh, questo lo sappiamo, ragazzi. Cioè, il Bologna è una delle squadre più ricche, non dell'Italia, dell'Europa. E per convincere il Bologna a lasciar partire il difensore serve un'offerta molto importante, proprio superiore ai 25 milioni offerti da Giuntoli. Perché vi ho detto già, alla Juve ragionano così: loro fanno il prezzo e loro decidono tutto. Fanno il prezzo, poi chiamano e vedi che ho fatto il prezzo, dite sì, dovete dire per forza sì. Siamo la Juve, siamo i blasonati. Il motivo è presto spiegato, il Bologna la scorsa estate ha acquistato Calafiori dal Basilea per 3 milioni di euro, garantendo il 50%, non il 40%, dice qua. E io sapevo il 40%, però qua dice garantendo il 50% e non il 40%, come si dice, sulla futura rivendita. Ragazzi, io non lo so se è 40 o 50, qua dice 50, ci tiene proprio a dire non il 40 come dicono tutti. Vabbè. Poi no, vi faccio vedere un'altra cosa. Lo Juventino medio, non gli Juventini, ragazzi, quando io parlo dei blasonati, degli Juventini, tenete sempre conto che ci sono Juventini che sono intelligenti, non offendono, capiscono le situazioni come vanno e ci puoi ragionare, ma sono una piccola parte. Lo Juventino medio è l'80% degli Juventini e sono babbei, babbei, con loro non puoi parlare. È meglio se gli insulti la moglie o la fidanzata,
o se è donna il fidanzato o il marito, che se li insulti la Juventus, con questi non puoi parlare neanche al bar, neanche al bar. C'è un commento sotto, cioè ce ne sono tanti, però ce n'è uno in particolare che mi è salto dall'occhio. Io spero che Calafiori, voi immaginatevi la faccia dello Juventino pieno di odio, perché gli Juventini sono pieni di odio, proprio così. Lo Juventino medio, il babbeo, è pieno di odio. Io spero che Calafiori resti a Bologna. E voglio vedere proprio che stipendio gli daranno a uno che valutano 50 milioni. Allora, caro Juventino, tu ti devi fare un piattino di fatti tuoi, perché io ti ripeto che il presidente del Bologna, Saputo, non ha niente da di meno del tuo presidente, va bene, non ha niente di meno. Se il presidente Saputo si mette in testa che Calafiori non lo cede, Calafiori non lo cede. E lo fa rimanere fino all'ultimo giorno del contratto, seduto in panchina, va bene? Ti ho detto che Calafiori è un giocattolino di Saputo, va bene? Mi sono spiegato? Non parlo con i bolognesi sanno, mi conoscono, sanno che cosa penso di Bologna, di Saputo, di Sartori. E lo dico al babbeo che ha scritto questo commento. Saputo è uno così potente, no? Che vi ho sempre detto che quando va a fare colazione al bar, nel portafoglio c'ha i soldi che basterebbero per pagare Rabiot, Chiesa, cioè se Saputo volesse, solo che è una strategia diversa dalla vostra, mi spiego. Voi non c'avete una lira, c'avete 200 milioni passati di rosso in bilancio e volete fare acquisti a go-go così, no? Saputo è uno che ha i soldi, ma vuole che il Bologna, anzi non vuole, ha fatto diventare il Bologna grande e vuole che il Bologna continui a camminare e a rimanere grande con le sue gambe. Voi questo non ce la farete mai a farlo, capite? Perché avete quella mentalità contorta, magheggiatrice, che non vi permette di fare quello che potrebbe, cioè non che potrebbe, che può fare Saputo. Stiamo parlando di due persone diverse. Il presidente del Bologna non ha niente a che fare con il vostro presidente o patrone, come patrono, no? Come lo volete chiamare voi, John Elkann. John Elkann di voi non se ne frega niente. Saputo, il Bologna ce l'ha a cuore.